Urca pidurca a tutti, raga, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Ci ritroviamo qui per andare a completare una missione molto particolare che in realtà c'è già da qualche giorno, ma che non era possibile completare fino a un giorno fa, ragazzi. Difatti, hanno aggiunto praticamente di nuovo le anomalie all'interno del gioco, che sarebbero questi rift qua. Difatti, oggi andremo proprio a vedere come sconfiggere ondate di mostri del cubo in un'anomalia del viceverso. Le anomalie del viceverso, ragazzi, sono esattamente queste qua. Dunque, aprite la mappa e troverete appunto questa specie di rift completamente random in giro per la mappa. Ce n'è uno qua, ce n'è uno appunto qua e ce n'è un altro esattamente qua, ragazzi, che è già stato tra l'altro aperto. Questo invece è il viceverso normalissimo. E dunque, raga, dopo esservi più o meno armati leggermente, o in questo caso sono riuscito a prendere appunto un assalto, un po' un altro assalto e una mitraglietta, qui prendo anche quest'altro assalto. Dovete andare appunto vicino o comunque praticamente addentrarvi all'interno di questo rift. Ovviamente ho cambiato partita perché chiaramente mi ha killato, però in ogni caso andiamo avanti, non i tizi che c'erano dentro questa anomalia, ma appunto un altro tipo che non c'entrava completamente niente. In ogni caso, appunto, dentro queste anomalie del viceverso, come potete vedere in alto, c'è proprio quella barra lì, ragazzi, vedete? C'è proprio una barra che è questa qua, gialla, ragazzi, molto molto easy, vedete? E già una ce l'ha contata, vedete? Già una ce l'ha contata di missioni, come avete potuto vedere. Questo qui è probabilmente uno dei più forti, quindi cerchiamo di ammazzarne il più che possiamo, ragazzi. Ovviamente poi c'è il boss, ragazzi, che sarebbe Cubo Assassino. Ecco qua che, come potete vedere, basterà semplicemente andare esattamente al secondo trofeo, ragazzi. Vedete che ci sono appunto tre trofei. Difatti, ragazzi, è molto semplice. Vedete, respingi il viceverso. Praticamente ci sono tre coppe: una con appunto una stella, due con due stelle e tre con tre stelle. Più tizi ammazzate, più, come potete vedere, la coppa avanza, la barra gialla avanza. Dunque dovrete semplicemente arrivare alla coppa numero 2. Quindi ammazzare più tizi, mostri possibili. Nulla di più semplice, raga. Vi consiglio però ovviamente di prendere un sacco di munizioni, perché appunto vi serviranno, come avete potuto vedere, anche un po' di cure magari per prendere leggermente qualche cura. Ma in realtà io l'ho fatta praticamente in una partita singola, 23 di vita mi è rimasto, 12 di scudo, quindi alla grandissima proprio, e potevo ancora andare avanti se appunto non mi fermavo a parlare e interagire con voi appunto riguardante questo video. In ogni caso, raga, questa è la semplicissima missione. Dunque, un bacione grandissimo, codice creatore luce nel negozio o c'è di Fortnite. Noi dunque ci vediamo in un prossimo video per la live, per ragazzuoli, ciao!